la città più digitale del mondo, nel senso che all'interno è la più globalizzata, con più culture, un melting pot di tutto. E io ho bisogno di stare al centro di questo melting pot di cultura, anche se poi nella maggior parte dei casi passo il tempo chiuso dentro delle stanze a studiare, no? Però ho bisogno di sapere di essere lì, di essere al centro di quello che personalmente ritengo il posto più adatto, no? A me, e quindi è questo. È una Londra un po' particolare, una Londra fatta soprattutto di persone italiane con cui ho relazioni, perlomeno italiane nel senso di origine o che parlano italiano, perché è una cosa anche lì di cui ho bisogno, così come ho bisogno del cibo italiano, che è pieno di negozietti carinissimi che ti offrono cose molto simili a quelle che puoi comprare in Italia, quindi anche dal punto di vista del cibo, che per noi italiani è importante, è una questione risolta. Il resto la considero una città italiana, ecco, un'altra città italiana, la città italiana da sogno, che se fosse in Italia sarei lì, quindi io non mi sento tanto in Inghilterra, mi sento a Londra.